Siamo alla provincia di Salerno con Carminuccia Marcarelli, una serata dedicata all'arte, dolore e invisibilità. Carminuccia Marcarelli è referente dell'AISF Campania. Già ti abbiamo fatto un'intervista un po' di tempo fa, ma vorrei che tu ripetessi un attimo che cos'è l'AISF e di che cosa si occupa e cosa faremo questa sera. AISF è ODD, è un'associazione che si occupa di tutela e di supporto ai pazienti affetti da fibromialgia. I pazienti affetti da fibromialgia non trovano ancora tutela nell'ambito del sistema sanitario nazionale, pertanto l'associazione si occupa non solo di tutela dei pazienti, di supporto agli stessi, ma anche di portare avanti una battaglia politica per il riconoscimento della patologia e per la tutela e per l'inserimento nei LEA. Vorrei solo precisare una cosa, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 92 ha riconosciuto questa patologia e non è chiaro il motivo per il quale il sistema sanitario nazionale non abbia preso ancora in carico questo tipo di problematica. Facciamo un esempio: qual è la difficoltà oggettiva e concreta di una persona che è affetta da questa patologia? Un esempio molto pratico e semplice, perché noi ne sentiamo parlare, però effettivamente non sappiamo di che cosa si tratta. La patologia ha come sintomo prevalente il dolore, l'astenia e la difficoltà di stare in piedi e di affrontare una giornata, la giornata praticamente, che sia lavorativa, che sia familiare, che sia nell'ambito sociale. È quello che prevale il dolore, pertanto la stanchezza che segue. Questa è la cosa prevalente. Critico è proprio critica e le difficoltà di essere ascoltati, di essere presi in carico e di essere creduti soprattutto. Questo è un grande handicap per i pazienti fibromialgici. Più delle volte non vengono creduti e quindi non vengono presi in carico. Ricordiamo che di recente, sempre alla provincia, c'è stata l'apertura di uno sportello, quindi le persone che dovessero avere necessità di un consiglio o anche di un primo approccio con questo tipo di problematica possono recarsi dove? E grazie per questa domanda, perché mi consente anche di comunicare che l'AUSER Salerno Noi Insieme ha consentito insieme alla CGIL l'apertura di uno sportello in presenza che è attivo sul territorio nell'ultima settimana di ogni mese, data da stabilire ogni volta. Prevalentemente il martedì pomeriggio dell'ultima settimana c'è la possibilità di avere supporto e informazione, e col tempo organizzeremo anche momenti di screening con i reumatologi e gli specialisti che si possono occupare della patologia. Noi sappiamo bene che la patologia ha un approccio multidisciplinare, pertanto cercheremo di dare risposta su tutti i fronti che interessano la patologia. Ho letto, perché c'era un opuscolo, forse non è il termine esatto opuscolo, ma un giornalino nel quale si riportavano le novità rispetto alla sindrome fibromialgica. Tra queste mi ha colpito gli studi che sono stati fatti per mettere in relazione la sindrome con il long COVID. Puoi aggiungere qualcosa in merito? In realtà dopo il Covid non è ben conosciuto se a causa della patologia, dello stress oppure a causa del vaccino, c'è stato un aumento delle persone che hanno avuto diagnosi di fibromialgia e agli studi degli specialisti questa situazione, perché è alquanto, diciamo così, crea allarme, ma ahimè è aumentato il numero dei pazienti. Non solo, si è abbassata anche l'età dei pazienti, addirittura ci sono ragazzi di 12 anni, di 20 anni, di 25, quindi questo inizia un po', diciamo così, ad allarmare, perché comunque abbassandosi l'età aumentano anche le problematiche, perché l'età adulta la patologia si affronta in un modo, in ambito adolescenziale c'è un altro modo di affrontare la patologia, e in età lavorativa, quale può essere un ragazzo dai 20 anni in su, ci sono anche altre problematiche, quindi diventa davvero importante che il sistema sanitario nazionale
nazionale si prenda carico di questa patologia per mettere in atto strategie per la prevenzione, per la cura e anche per la tutela di questi pazienti che hanno situazioni veramente critiche, perché la patologia è veramente invalidante, molto invalidante. Tu sei un avvocato, da un punto di vista strettamente giuridico, c'è tutela per chi è affetto da questa patologia? E se sì, che tipo? In qualche modo la tutela stiamo cercando di porla in atto anche con AISP. Infatti ha creato uno sportello dedicato il giovedì pomeriggio, c'è la tutela legale gratuita, la consulenza legale gratuita che viene attuata per i soci dell'associazione e in particolare stiamo studiando un procedimento per portare avanti le richieste di tutela per l'invalidità civile, la legge 104 del 92, la legge 222 dell'84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario. Sono ogni caso è a sé, quindi ogni caso richiede uno studio particolare, però posso già annunciare che stiamo avendo dei riscontri positivi e dei riconoscimenti. Grazie. Grazie a te.